terza tappa del circuito Il Golf nel Lazio delle Meraviglie. Siamo al Golf Club Olgiata, dove si è svolta oggi la gara di questo circuito. Sono stati tanti gli iscritti che si sono fronteggiati sulle 18 buche del Golf Club. Cielo coperto ma caldo, hanno accompagnato i giocatori per tutte le 18 buche. Presenti nell'area hospitality, naturalmente, gli sponsor Svizzera Turismo, College Life, Sanipur e la galleria d'arte Monocrom. Ma sentiamo da alcuni dei partecipanti e degli organizzatori il commento sulla giornata odierna. Gaia Zonchello, vicepresidente del Golf Club Olgiata, che ospita la terza tappa del circuito Il Golf nel Lazio delle Meraviglie. Com'è andata questa giornata? È andata molto bene, la giornata è stata bellissima, abbiamo avuto parecchi partecipanti, siamo molto contenti, siamo felicissimi degli sponsor e del bellissimo, ricchissimo tavolo della premiazione. E che altro dire, una giornata meravigliosa di golf. Paolo Giuntarelli, consigliere Federgolf Lazio, siamo alla terza tappa del circuito Il Golf nel Lazio delle Meraviglie. Come sta andando questa manifestazione dal punto di vista della federazione? Sta andando molto bene, perché sta riuscendo, come dire, stiamo ottenendo l'obiettivo che volevamo, ovvero sia coinvolgere i giocatori, i golfisti, in una festa del golf, in una festa di famiglia sostanzialmente. Non volevamo che fosse soltanto una gara, ma fosse un momento di incontro, soprattutto nella fase della premiazione. Per questo abbiamo coinvolto tanti sponsor che hanno dato dei premi importanti, prestigiosi, ad estrazione, e quindi questo fa in modo che rimangano parecchi giocatori, familiari, nel momento dell'estrazione. Quindi si fa squadra, si fa unità, si fa quello che deve essere il golf, una famiglia, una unione di intenti, e stiamo riuscendo in questo obiettivo, quindi siamo molto soddisfatti. Abbiamo fatto tre tappe, l'ultima sarà Sutri, in cui premieremo i circoli che si sono maggiormente distinti, e poi speriamo di fare un'altra edizione in autunno, ottobre-novembre. Tanti gli sponsor di questa manifestazione, abbiamo citati Svizzera Turismo, College Life, Sanipur e la Galleria d'Arte Monocromo. Questo connubio tra turismo e sport e tra arte e sport, come è nato? È nato casualmente, sostanzialmente è nato casualmente grazie a relazioni personali, amicali e quant'altro, ma si è subito cementato, perché gli sponsor a cui abbiamo proposto questa iniziativa hanno subito aderito, perché hanno capito lo spirito della nostra iniziativa e si sono subito messi a disposizione. È nato per caso, però poi unire turismo, arte, sport e cultura è un fatto sicuramente positivo, che va nella direzione della valorizzazione della nostra regione e va nella direzione della valorizzazione delle relazioni internazionali. Prossima settimana, quarta ed ultima tappa a Sutri al Golf Club Nazionale. Quali sono le previsioni? Le previsioni sono, come in questo caso, di un nutrito numero di partecipanti e di, ugualmente come nelle edizioni precedenti, di tanti premi, tanto divertimento, tanta birra, tanto formaggio, tanta partecipazione, una festa del golf e dello sport. Intanto, a nome dell'Olgiata Golf Club, volevo ringraziare tutti i partecipanti, volevo ringraziare il Comitato Regionale Lazio e la Regione Lazio per questo primo trofeo Il Golf nel Lazio delle Meraviglie. So che ci sono varie tappe in vari circoli, lascio la parola a Carlo Santini che ci racconta un po'. Allora, buongiorno, grazie a tutti per la partecipazione. Io vi dico due cose tecniche, diciamo così, poi Paolo vi introdurrà su tutto il resto. Questo è il premio, che sono i tre premi, primo, secondo e terzo posto, che verrà dato ai tre circoli che hanno fatto il maggior punteggio nella somma delle quattro gare. Quindi sabato prossimo al Golf Nazionale consegneremo i premi che vanno al circolo migliore, al secondo e al terzo, in termini di somma dei risultati. In più c'è un altro premio individuale, di cui io ho pubblicato social già una prima classifica, domani ne pubblicheremo una seconda, che è sempre per il circuito, che verrà dato solo ai giocatori che hanno aderito al circuito attraverso Italy Best Golf, e daremo un premio molto importante, perché è due notti con green fee per due giornate per due persone presso il golf argentario, e sarà appunto un voucher messo a disposizione da Italy Best Golf per chi nelle quattro giornate avrà fatto la somma di punteggi migliori.
poi un ringraziamento ovviamente a Svizzera Turismo che ora che ci ha dato tantissimi di questi premi, ora vi dirà tutto il resto, a Monocromo Arte Contemporanea che ci ha messo a disposizione il premio per il Nearest to the Pin, a un socio Kashmir Tabia, che è un socio qui dell'Olgiata che ha messo a disposizione dei premi in Kashmir, per i vini del Poggio delle Volpi, per i Sana pure S2 disinfettanti che è qui in zona che ci ha regalato tutti questi, a College Life che è presente uno dei soci fondatori che hanno per tutte e quattro le tappe del circuito che organizzano l'università negli Stati Uniti per i ragazzi golfisti e anche di altri sport, per Sport Reporter che ci ha dato il supporto di fotografico e di interviste, e per Italy Best Golf che ha messo a disposizione questi bei premi in argento. E che... Semplicemente a nome del comitato regionale, è qui presente anche Riccardo Luciano e anche Stefano Melone, porto i saluti di Carlo Scatena, del presidente, che purtroppo non è potuto essere presente con noi. Voglio ringraziare, anche io essendo socio, voglio ringraziare il circolo dell'Olgiata per averci ospitato. Noi abbiamo voluto fare questa iniziativa come una festa del golf, insomma, vedete, con tanti premi ad estrazione, per fare in modo che ci sia partecipazione, che ci sia coinvolgimento. Era questo lo spirito e mi sembra che finora l'abbiamo raggiunto, insomma, noi vogliamo... compito del comitato regionale è soprattutto quello di invitare a giocare a golf, è quello di aumentare la pratica golfistica, e quindi nel nostro piccolo con questa iniziativa che poi si concluderà a Sutri il prossimo sabato, ma che poi riproporremo nella versione autunnale con altri sponsor, altri premi, insomma cerchiamo di, come dire, di movimentare questo mondo del golf nel miglior modo possibile, e la vostra adesione ci rende orgogliosi e ci fa capire che è la strada giusta. Quindi semplicemente questo, grazie per la vostra partecipazione, speriamo che i premi vi piacciono, grazie agli sponsor. Voglio soltanto sottolineare uno sponsor, oltre alla Svizzera che ha avuto il buon gusto di perdere con noi l'altra settimana, perché altrimenti l'avremmo cacciata via, questa volta avreste vinto, l'avremmo depennata subito. Voglio soltanto sottolineare Tabia non solo perché è la ditta di Tullio Foresta, che è un amico, un socio, ma soprattutto perché è un'impresa, come dire, commerciale, che non ha soltanto uno spirito commerciale, ma uno spirito di solidarietà e soprattutto di sostenibilità. Tutti i proventi che vanno nei confronti di questa produzione di eccellenza, di maglieria, vanno in un progetto che si chiama Mata Nalata, che per chi non è esperto di portoghese come me, insomma, significa foresta nella scatola, perché loro, i proventi che hanno da questa loro impresa commerciale, vanno in progetti di forestazione in paesi in via di sviluppo, soprattutto in Brasile. Quindi acquistare prodotti da Bia significa acquistare prodotti che vanno nei confronti della sostenibilità e del futuro del nostro pianeta. Quindi grazie ancora di più a Tullio Foresta, al fratello, e al progetto Mata Nalata e Tabia. E faccio solo un appunto sul Lazio delle Meraviglie, perché Lazio delle Meraviglie vuol dire eccellenza, vuol dire pensare di essere un esempio per gli altri, vuol dire che tra due anni ci sarà la Ryder Cup, vuol dire che questo comitato, che questi signori che sono qua, pensano di fare delle cose belle per avvicinare delle persone al golf, per coccolare chi gioca a golf, per essere fieri di essere qui oggi all'Olgiata, che è sicuramente un'eccellenza del golf del Lazio e del golf romano. E quindi io vorrei che facessimo tutti insieme un grande applauso per questa iniziativa, perché siete veramente bravi. Grazie a tutti, grazie ai colleghi che sono qui oggi, arbitri, e grazie a Carlo che ci mette il cuore. E ha fatto tanto lavoro per voi, so che ne fa e sicuramente ne farà e sicuramente anche lui è un po' un esempio, no? Di come vuol mettere al servizio con le sue competenze del comitato per lo sviluppo, e questo credo che sia una cosa molto bella.
il golf nel Lazio delle Meraviglie. Iniziamo la premiazione questa sera dalla prima categoria. Premiati di questo terzo appuntamento del golf nel Lazio delle Meraviglie all'Olgiata Golf Club, per la prima categoria il primo lordo Biagio Andrea Gagliardi, Olgiata Golf Club, con 34 punti, primo netto Antonello Gagliardi, Olgiata Golf Club, con 42 punti, secondo netto Paolo De Gennaro, Olgiata Golf Club, con 41 punti, terzo netto Paolo Morgera, Olgiata Golf Club, con 36 punti. Nella seconda categoria, invece, primo netto Gabriele De Gennaro, Olgiata Golf Club, 42 punti, secondo netto Stefano Melone, Archi di Claudio, con 39 punti, terzo netto Maurizio Mele, Olgiata Golf Club, 39 punti, e per la terza categoria, naturalmente, abbiamo il primo netto Sergio Cantoni, Olgiata Golf Club, 45 punti, secondo netto Suk Young Hum, Olgiata Golf Club, con 41 punti, terzo netto Riccardo Cazzola, Olgiata Golf Club, con 40 punti. Nei premi delle categorie prima Ladies, Erika Mari, Parco dei Medici, con 37 punti, e il primo Seniores, Ugo Farina, Parco dei Medici, con 38 punti. Premi speciali Nearest the Pin, Alessio Gattamelata, mentre Driving Contest viene assegnato a Daniele Zipoli. Giornata di gara. La giornata di gara è stata perfetta, il tempo ideale per giocare, caldo ma leggermente coperto, quindi non abbiamo sofferto più di molto. Il campo è uno dei top in Italia, per cui stiamo parlando veramente di un campo speciale. Questo circuito è un circuito che si svolge su 4 gare, e questa è la terza, le altre due sono state già svolte e lei è stato presente a tutte le gare. Io ho deciso sì di partecipare a tutte e 4 le gare, spero di poter partecipare anche all'ultima di chiusura al golf nazionale. Riccardo Cazzola, terza categoria, terzo netto, com'è andata la gara? Giornata piacevole perché non faceva troppo caldo e si è riusciti a giocare bene, e il campo è sempre in condizioni stupende, è andata bene. Com'è andata la gara? Molto bene, devo dire, il campo era in splendide condizioni, faceva un po' caldo, c'era un po' d'afa, ma devo dire ci siamo divertiti, è stata una gara divertente. Qual è stata la buca che l'ha messa un po' più in difficoltà rispetto alle altre? La 6. La 6 è stata una buca, diciamo, per il mio handicap di gioco un pochino più difficile del solito. Allora, alla prossima settimana a Sutri, al Circolo del Golf Nazionale, per la quarta ed ultima tappa del circuito Il Golf nel Lazio delle Meraviglie, dove oltre a premiare i partecipanti della gara l'ultima tappa, saranno premiati anche i circoli che hanno partecipato. Quindi appuntamento sabato prossimo a Sutri, al Circolo Nazionale, per il circuito Il Golf nel Lazio delle Meraviglie.